raccolta dal Manchester City. Ovviamente nel frattempo il Milan non rimane con le mani in mano, però continua a sondare il campo, il terreno, per vedere se può arrivare a qualche attaccante, anche perché l'infortunio di Cassano non si conoscono ancora i tempi di recupero esattamente. Al Milan serve un attaccante, il Milan cerca un attaccante, ed è proprio per questo che oggi abbiamo visto una chiusa, se così la possiamo chiamare, sì, tra Galliani e Lo Monaco, proprio nella macchina di Lo Monaco, un tête à tête. Tra l'altro vanno via insieme, singolare questa immagine, anche simpatica, perché Lo Monaco guida, di solito i due sono sempre con le guardie del corpo, invece qui ancora non parlano di Maxi Lopez, perché ci sono le telecamere, sì. Qui ancora non parlano, poi magari quando poi Galliani, da lì a qualche metro quando Galliani ha chiuso il finestrino, evidentemente potrebbero aver parlato, non lo sappiamo perché non avevamo nessuna cimice all'interno della macchina, però potrebbero aver parlato di Maxi Lopez, che comunque si è esposto molto nei confronti di un possibile futuro al Milan. Lui sarebbe felicissimo, anche il Milan comunque dovendo cercare un attaccante, Maxi Lopez farebbe proprio al caso del su Milan. Su questo non c'è dubbio, come non c'è dubbio sul fatto che certo i tifosi sentono parlare di Tevez, poi dovesse arrivare Maxi Lopez, con tutto il rispetto per il giocatore è chiaro che i livelli sono differenti. Importante, poi magari chiudiamo questo argomento, dire che oggi sono intervenuti su questo argomento tanti direttori sportivi al Y Scout, direttore sportivo del Palermo Cattani ad esempio ha detto che con quei soldi che prende Tevez non lo prende nessuno in Italia, andrà al Corinthians, perché poi c'era stato già quello, come dicevamo prima, abboccamento d'estate, quindi sarà molto difficile, ecco perché il Milan sta pensando anche un'alternativa valida. Mercato l'abbiamo fatto lì.